Sapete, ancora non ho preso una decisione definitiva su questa vicenda e è molto pesante questa scelta, come potete immaginare. Quindi la scelta la farò all'ultimo momento. Uno dei motivi, ieri ho fatto anche una riunione con la municipale dicendo che bisogna cercare di non fare stop and go per quanto riguarda i colori del nostro comune, perché per capire se ci fosse un miglioramento progressivo. È ovvio che il tema fondamentale sono i contatti. Gli assembramenti sono un'altra cosa. I contatti per il palio sono una parte del palio, legittima, assolutamente giustificata. Poi bisognerà capire quello che è possibile e non è possibile fare. Ripeto, vediamo un po' come si evolve la situazione sanitaria, perché tanto è lei che detta, diciamo, la situazione. La preoccupazione più grossa è proprio non tanto tutto quello che può succedere in piazza, a parte il giubilo, ma è tutto quello che c'è fuori, che ruota nella città, non solo in piazza, perché l'arrivo in Piazza del Cavallo, l'uscita. Le scene, bisogna vedere questa evoluzione dei vaccini, questa evoluzione, questo secondo me è dirimente da questo punto Ma di le vista. tempistiche di una possibile decisione, quali possono essere? Io ancora ritengo, voglio capire bene ora il mese di maggio, la prima parte del mese di Riapertura. maggio, come va. È chiaro. Più stop ci sono e più la strada è in salita, su questo è evidente, no? Per questo ho detto della riunione con il comandante, con il vicecomandante municipale e con il vice sindaco che ha la delega alla municipale, di essere un po' più stringenti ora, proprio per cercare se dobbiamo fare un percorso lo dobbiamo fare in discesa, no? Se lo facciamo in salita è un problema. Senta, il limite massimo per dire sì o no quando è? La seconda metà di maggio.